Perfetto, allora io passerei direttamente alla mia introduzione. Ok, quindi appunto io sono il professor Guido Perboli, dirigo questo centro, il Centro City for City Logistics and Enterprises, che si occupa di sviluppare soluzioni pensate per il contesto urbano. Sia a livello di trasporto, trasporto merci e persone, quindi le smart city, ma anche a livello di integrazione di imprese all'interno della città e per dar servizi alle città. Vedete qua ci sono varie aree di ricerca che vanno dalla classica city logistics e smart cities alla parte di smart enterprises, industria 4.0 e applicazione di alcune delle tecnologie tipiche della rivoluzione digitale, tra cui blockchain. Abbiamo vari partner, in realtà il tutto è stato fondato dal Politecnico di Torino e la Fondazione LINCS, all'epoca era ancora l'Istituto Superiore Mario Boella. Ci sono vari centri collegati in giro per il mondo, principalmente il CRL a Montreal, l'INRIA di Lille e la IOTA Foundation, che è una delle foundation che opera nel mondo blockchain. Varie aziende, grandi, piccole, medie, alcune ex startup come PonyZero o EasyMove e associazioni prettamente industriali come Confime CDO, ma anche collaboriamo anche con ANCI. Quindi questa è un po' vedete l'organizzazione, esistono dei basement, no? Degli argomenti basement che fungono in maniera trasversale da supporto per poi andare a specializzarti su quattro pillar principali, l'industria 4.0, trasporto persone, merci e la public governance. Veniamo al progetto. Il progetto si è sviluppato come un osservatorio diffuso sul lavoro e la crescita economica sostenibile. In particolare, il focus era vedere quali fossero le competenze necessarie per i nuovi scenari. Non avevamo preso in considerazione il Covid, ovviamente, all'epoca come scenario possibile, cioè una pandemia di questo genere, ma diciamo che a maggior ragione, fatemi dire adesso. Un evento come il Covid è sì globalmente no, impattante, ma bisogna dire che non è diverso da altri eventi locali che sono già avvenuti in passato, da crisi loca economiche locali. Pensate magari ad una crisi che potete aver visto in uno dei no, non so, in un sottosistema economico di una regione, o altri eventi che possono essere, ad esempio, le alluvioni, terremoti e affini. Questi vanno a impattare sulla maniera di lavorare, le tecnologie digitali aiutano in qualche maniera, abbiamo visto, ad uscire da queste crisi o se non altro a ridurne alcuni effetti. Quello che è stato fatto è stata effettuata un'analisi di letteratura sulla parte industria 4.0 e quella del Digital Twin, che verrà presentata poi dal professor Musso. E una volta visto quello che c'era, mettiamolo così, quello che era stato fatto, è stato creato un assessment sulle PMI, al quale hanno partecipato circa 100, vedete, più di 180 aziende, soprattutto sia nella parte manifatturiera sia nella parte servizi. Passerei a questo punto la parola a Bartolomea Vataneo. Aspetta che. Ok. Lo faccio diventare Ok. A te il palco. Ok, devo aggiungere buongiorno a tutti e bentrovati. Gestisci presentazione, giusto? No, te l'ho fatto già prima. Ok, Sì, l'ho fatto io. L'avevo sotto mano e l'ho fatto io. però non, adesso vi ho perso, chiedo scusa. Ok, però non riesco a slide. Ok, torniamo un attimo indietro. Eccoci qua.
Grazie a tutti per la vostra presenza. Cosa facciamo oggi? In parte l'ha già anticipato il professor Perboli. Diamo alcune informazioni di dettaglio rispetto al contesto in cui è nata la ricerca. Il tema specifico è quello delle tecnologie Industria 4.0, assessment delle PMI italiane e nuove opportunità formative. La ricerca è nata all'interno di un piano formativo finanziato da fondi impresa e per questo noi di Soges abbiamo collaborato con il Politecnico di Torino e nello specifico con il professor Perboli e il professor Musso per affrontare e sviluppare un tema. Accenno ad alcune cose di fondi impresa per chi non la conosce. Cerco di farlo anche in maniera, diciamo, semplice, usando un esempio, una metafora, se vogliamo. Fondi impresa è il fondo di formazione interprofessionale per la formazione continua, quindi per la formazione dei lavoratori dipendenti di aziende. È un fondo che è stato costituito da Confindustria, CGL, CISL e UIL, finanzia, come dicevo prima, la formazione dei lavoratori nelle imprese. E quindi è una realtà che si può interfacciare benissimo con il sistema del mondo universitario, in quanto è una realtà di sbocco dei percorsi universitari, il mondo dell'impresa ovviamente. I fondi interprofessionali nascono per legge italiana e sostanzialmente la legge italiana cosa prevede? Che dei soggetti privati possono costituire dei salvadanai per la formazione, esclusivamente per la formazione continua. Le aziende possono scegliere il salvadanaio, quindi non vorrei con questo esempio sminuire fondi impresa e altri fondi interprofessionali, scelgono il salvadanaio ai quali destinano ogni anno, in base al numero di dipendenti che hanno in azienda, una quota a parte all'interno del salvadanaio e il fondo che custodisce e gestisce questo salvadanaio ha diversi strumenti per poi restituire questi soldi alle imprese per fare formazione ai loro dipendenti. Uno degli strumenti sono gli avvisi conto di sistema, cioè quei bandi che fondi impresa pubblica, all'interno dei quali dei soggetti erogatori possono far aderire un certo numero di imprese per ricevere formazione. Aderiscono o per settore o per territorio. Nel piano specifico nostro, nel caso specifico di questo progetto, era un progetto di tipo territoriale, quindi si rivolgeva alle aziende presenti in Piemonte. All'interno di uno specifico avviso, che di quello 3/2018, Fondi Impresa assegnava una priorità per la collaborazione con il sistema delle imprese. Quindi noi abbiamo, come Soges, presentato un piano attivando la collaborazione con il Politecnico. All'interno di questo avviso abbiamo attivato altre iniziative analoghe, che lascerei la parola a Luigi Marconi illustrare. Luigi Marconi è l'amministratore delegato e presidente di Soges S.p.A. e delle società del suo network. Luigi. Sì, grazie, grazie mille e buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'attenzione, per il tempo e per il tempo che ci dedicate. Mi sentite, vero? Sì? Sì, ok, molto bene. Bartolomeo prima vi ha dato un'indicazione generale di quella che è l'attività di Fondo Impresa. Il mio compito in questi 4-5 minuti, non di più, vi prometto che non saranno di più, è quello di raccontarvi che cosa abbiamo deciso di fare con l'avviso 3/2018 di Fondo Impresa. C'era una serie di priorità all'interno di questo avviso ed in particolare Soges e le sue società del gruppo, Tech4 SRL e Grifo Multimedia, hanno deciso di investire una parte di queste priorità con la collaborazione con le università e i centri di ricerca.
Perché questo? Perché l'attività formativa è sicuramente importante. Dalla collaborazione con le università e con i centri di ricerca ci aspettiamo di ricevere stimoli e contributi interessanti. Ma questa volta abbiamo fatto un passo in più. Abbiamo di fatto costruito una rete tra gli istituti e le università italiane con un obiettivo preciso, che è quello di riuscire ad avere una sorta di osservatorio diffuso sul mercato del lavoro, sulle competenze che sono necessarie al mercato del lavoro, cercando di esaltare le singole competenze specifiche e la presenza sul territorio. L'osservatorio diffuso ha sostanzialmente questo obiettivo. E abbiamo iniziato proprio con Torino, con l'Università di Torino, e abbiamo fatto una quindicina di giorni fa la presentazione della prima ricerca sulle nuove competenze nel settore del middle management delle industrie metalmeccaniche. Siamo andati sempre questa settimana a Prato con il polo universitario di Prato per esaminare la ricerca che è stata presentata sulle aziende manifatturiere del comprensorio, sulla capacità delle aziende di utilizzare le tecnologie web per i propri piani di marketing e misurare l'attenzione delle aziende a questi strumenti e la capacità di adattarsi e di definire modelli di business che possono prendere in considerazione gli strumenti e i dati che arrivano da questo. Oggi siamo con il Politecnico, che ringrazio in modo particolare, oltre al professor Perbo e al professor Musso, per la collaborazione che abbiamo instaurato da tempo. E la ricerca entrerà, sarà presentata adesso, ma il nostro primo obiettivo era quello di capire, attraverso la collaborazione con il Politecnico, come la tecnologia 4.0 può davvero influenzare l'innovazione e la capacità di cambiamento. Coinvolgiamo l'Università di Verona, quindi andremo in Veneto con l'Università di Verona, in Lazio con la Sapienza e l'Università Roma 3, torniamo in Lombardia con l'Università Carlo Cattaneo e poi coinvolgiamo anche il Politecnico di Bari. Una sorta di rete di competenze in questo nostro giro tra i ricercatori e le competenze del mercato del lavoro. Finiamo alla fine dell'anno prossimo, probabilmente verso la fine di giugno, tornando a Torino, perché faremo la presentazione a Torino con la presentazione complessiva dell'osservatorio diffuso, avendo raccolto da tutta questa attività stimoli e ritengo anche contaminazioni di competenze e di diversità. Ecco, questo è quello che noi ci aspettiamo, raccogliere queste competenze e essere contaminati anche dalle diversità. Stiamo attraversando, il professor Perboli prima ha citato l'evento che ci vede coinvolti tutti, questa pandemia che ci ha completamente avvolto. Ecco, in questa Covid sfera nella quale siamo inseriti, dove tutto sembra che debba essere verificato e confrontato con questo evento, la speranza e l'auspicio è quello che anche questa attività ci consenta di essere molto più lucidi e di tentare di mettere fuori la testa da questa sfera che ci dà un po' di nebulosa cognitiva e cercare di individuare esattamente quali sono le nostre priorità. Abbiamo bisogno di grande lucidità per poter prevedere e individuare esattamente quali sono le competenze che sono necessarie al cambiamento. Come aziende siamo orientati al cambiamento, orientati a mettersi in gioco in continuazione. La collaborazione con gli istituti di ricerca, in particolare la collaborazione con il Politecnico, ci è stimolo
importante e funzionale. Io chiudo qua, mi ero ripromesso 3 o 4 minuti, vi ringrazio e starò molto attento per seguire la presentazione della ricerca. Perfetto, grazie mille. Adesso io lascerei la parola al professor Musso. Aspettate, anche divento per un istante il presentatore, carico le slide. Ok, e ci presenterà appunto gli esiti della nostra ricerca. Ecco, volevo cogliere l'occasione, tra le altre cose, per ringraziare ancora una volta Soges, perché effettivamente questa è stata l'occasione veramente per lavorare a stretto contatto con una rete di colleghi, ma anche e soprattutto con le aziende, Soges in prima linea, nel cercare di creare qualcosa che fosse utile per le aziende. Cioè non è una ricerca pensata, fatemi dire, ad uso accademico. Ed effettivamente poi, come adesso verranno mostrati alcuni risultati delle analisi che avevamo fatto, ma molto spesso ci siamo scontrati col fatto che quello che trovavamo era in un certo senso l'accademia che lo faceva stessa. Ma se devi andare a guardare l'industria, dovresti guardare l'industria, non te stesso. Altrimenti, no, hai un mismatch anche semplicemente nella valutazione di quelle che sono le competenze. Questo è venuto fuori ovviamente parlando con le aziende, con le 183 aziende con le quali siamo stati in contatto. Ora lascio la parola al professor Musso e io, oltre a mettermi in mute, toglierei anche il video per evitare di appesantire ad alcuni la connessione. Prego, Guido, dovresti darmi i poteri. Ti do i poteri. Allora, Stefano, scusate, ma perché eccolo qua. Ne approfitto solo per dire appunto, io prima ho presentato il centro ICELAB at Polito e poi veniva citato il Dipartimento di Automatica e Informatica. Il centro, pur essendo un centro interdipartimentale, poi è situato all'interno del Dipartimento di Automatica e Informatica. Per quanto siamo diffusi, abbiamo bisogno, se non altro, fatemi dire, di 4 mura dove sederci, pur essendo io in realtà professore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, mentre Stefano Musso è all'interno del Dipartimento di Informatica. Ok, prego Stefano. Grazie Guido, buongiorno a tutti. Intanto grazie per il vostro tempo, per esservi connessi per questo evento. Evento che, come è già stato anticipato, riguarderà in prevalenza i paradigmi di Industria 4.0 e con un focus sulla tecnologia del Digital Twin, sul paradigma del Digital Twin, un intervento che andrà che partirà dal livello più generale, quindi come questi paradigmi vengono attualmente e sono stati trattati dall'ambiente scientifico, quindi un'analisi della letteratura, per poi andare a calarci nello specifico come vengono accettati e qual è l'opinione che ha il mondo industriale all'interno delle PMI a livello nazionale per fare una fotografia dello stato di preparazione, dello stato di competenza delle PMI italiane rispetto a questi paradigmi. Prima di tutto presentiamo i protagonisti dell'evento. Industry 4.0 è un paradigma che già da qualche anno che viene discusso e Industry 4.0 sostanzialmente prevede l'implementazione di nuove tecnologie per la digitalizzazione, l'automatizzazione, l'interconnessione di oggetti che possono essere macchinari, linee di produzione, prodotti e servizi. Questo con l'obiettivo di sviluppare
l'obiettivo duplice, che può essere quello di sviluppare nuovi prodotti o servizi, o semplicemente l'obiettivo di efficientare la produzione e la distribuzione di prodotti e servizi già esistenti. Il paradigma di Industria 4.0 ha un impatto sia sui processi aziendali e sia lungo la filiera, quindi integrazione e maggiore condivisione di dati con fornitori e clienti, anche se vedremo successivamente che questa tipologia di impatto attualmente non è ancora vista come importante da parte delle PMI che hanno risposto al questionario. Il Digital Twin è un paradigma che prevede la creazione di un gemello digitale, letteralmente, quindi di un'infrastruttura digitale che riproduce fedelmente l'infrastruttura fisica. L'infrastruttura può essere anche in questo caso un macchinario, una linea di produzione, un prodotto, una catena logistica e così via. Cosa ci permette di fare il Digital Twin? Permette di implementare diverse funzionalità. In particolare funzionalità predittiva, la possibilità di analizzare scenari di evoluzione del mio sistema senza impattare sul funzionamento attuale del sistema, quindi sostanzialmente simulare delle variazioni sulla linea di produzione senza fermare la linea di produzione per fare effettivamente queste simulazioni. Consente un maggiore monitoraggio e controllo del mio sistema fisico, del mio spazio fisico, e anche una funzione diagnostica per analizzare eventuali comportamenti non conformi del mio sistema e anche agire in ottica di valutazione preventiva e predittiva di comportamenti non corretti. La figura che vedete nella slide non è casuale, perché il Digital Twin, una delle prime applicazioni industriali da parte di una grande azienda del Digital Twin risale al 2011 ed è stata fatta dalla Boeing per studiare il comportamento di un aeromobile di nuova concezione, di nuova progettazione, riducendo di molto le fasi di analisi dei comportamenti. Il Digital Twin si compone di tre componenti, scusate il gioco di parole. C'è uno spazio fisico, che può essere, come abbiamo detto, un prodotto, una linea di produzione, una catena logistica o quant'altro, una componente virtuale che modellizza il mio spazio fisico, il mio prodotto fisico, e uno strato intermedio che permette la connessione e lo scambio di dati tra i due spazi. Scambio di dati che, come vedremo, è partito in maniera sostanzialmente manuale agli albori di questa tecnologia, mentre ad oggi è uno scambio totalmente automatizzato e su cui vengono implementate delle logiche di intelligenza artificiale e machine learning. Iniziamo a vedere come l'ambiente scientifico ha trattato questo paradigma attraverso un'analisi della letteratura degli ultimi 3 anni, escluso 2020, dal 2017 al 2019. Sono stati analizzati 60 articoli scientifici pubblicati in questi anni. Le fonti sono Scopus e Google Scholar, entrambi sono dei database di pubblicazioni scientifiche, Scopus con un livello leggermente superiore, un livello qualitativo leggermente superiore, mentre Google Scholar è più aperto. Già solo guardando il numero di articoli pubblicati nei diversi anni si può avere un'idea di come l'interesse verso questa tecnologia sia in costante crescita. Possiamo vedere che dal passaggio da un anno all'altro gli articoli pubblicati e selezionati da noi
sono sostanzialmente raddoppiati da un anno all'altro. E la classificazione che è stata fatta su questa analisi della letteratura è stata fatta su quattro assi, scusate, lo stadio di sviluppo, le aree applicative, le tecnologie chiave adottate e gli stakeholder interessati. Partendo con lo stadio di sviluppo, nel corso degli anni ci sono stati sostanzialmente tre stadi di sviluppo per arrivare al digital twin come lo conosciamo oggi. Il primo è stato il digital model. Digital model consisteva sostanzialmente in un modello digitale del mio spazio fisico, ma non connesso allo spazio fisico. Lo scambio di dati avveniva ancora per via manuale per mezzo di operatori umani. Il secondo stadio di sviluppo è stato Digital Shadow, in cui tra i due spazi era presente una connessione unidirezionale che andava dallo spazio fisico allo spazio virtuale. Quindi quello che succedeva nello spazio fisico veniva spedito allo spazio virtuale. Hanno iniziato a implementare delle logiche simulazione e controllo di quello che avveniva nello spazio virtuale, ma i risultati di queste non tornavano allo spazio fisico, almeno non tornavano automaticamente allo spazio fisico, era ancora necessario l'intervento dell'operatore umano. Il terzo stadio è quello che è tuttora esistente, è il digital twin, in cui la connessione tra i due spazi è bidirezionale e automatica, e così come lo scambio di dati è automatico, automatizzato e bidirezionale. Come vediamo, nel corso degli anni c'è stato un netto incremento del focus su digital twin. Ovviamente la tecnologia, l'avanzamento tecnologico ha permesso di passare in maniera netta e anche rapida dal modello dal digital model al digital twin, mentre il livello intermedio, il digital shadow, è sempre stato un ambiente molto indagato per permettere appunto un'evoluzione, un'automatizzazione sempre più spinta della comunicazione tra i due sistemi, tra i due ambienti. Le aree applicative del digital twin sono sostanzialmente quattro: la fase di design, in cui il nuovo prodotto viene concettualizzato e vengono fatte delle simulazioni funzionali; la fase di ingegnerizzazione del prodotto, in questa fase il digital twin ha permesso di simulare le condizioni operative limitando il bisogno di prototipazione fisica dei nuovi prodotti, non dico annullando, ma almeno limitando. La fase operativa, quindi durante la produzione del nuovo prodotto, del nuovo servizio, quindi una applicazione vera e propria sulla linea e sul processo produttivo, con simulazione di scenari per l'ottimizzazione della linea produttiva. E l'ultima area applicativa è l'area post vendita, quindi monitoraggio e diagnostica a distanza del prodotto quando è già nelle mani e nelle disponibilità del cliente finale, e la possibilità di fare interventi in real time sul prodotto. Queste aree applicative hanno avuto anche loro una evoluzione nel corso degli anni per quanto riguarda la rilevanza scientifica. Possiamo vedere che nel corso dei tre anni indagati le tre fasi di design, ingegnerizzazione e fasi operative hanno mantenuto una quota costante nell'interesse scientifico, un po' meno la fase dell'assistenza al cliente, l'assistenza post vendita, che ha iniziato solo dal 2018 a essere considerata e
ha subito un incremento nel corso del 2019, come sta aumentando la rilevanza scientifica dell'applicazione del digital twin lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, quindi dalla fase di design fino alla fase di assistenza post vendita. Per quanto riguarda le tecnologie chiave che abilitano il digital twin, sono sostanzialmente tre macro categorie di tecnologia. Prima di tutto la connettività, che è necessaria per lo scambio di dati tra i due spazi, e le tecnologie di cloud computing e big data analytics per la raccolta, l'immagazzinamento e la gestione, quindi lo sfruttamento delle informazioni che vengono immagazzinate al fine di ottenere dei risultati utili per lo scopo finale dell'applicazione, che è quella di migliorare o il prodotto stesso o almeno la linea di produzione e i processi produttivi. Una seconda tecnologia, una seconda macro categoria tecnologica è quella della digitalizzazione, quindi la creazione di modelli di simulazione che sono in grado di analizzare lo stato dell'entità fisica e mettere in piedi potenziali scenari produttivi, potenziali scenari futuri per ottimizzare o semplicemente variare la linea produttiva, e anche l'analisi dei dati raccolti per stabilire correlazioni tra i diversi dati e quindi analizzare anche in questo caso potenziali futuri scenari di miglioramento. Una terza macro categoria è quella relativa all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale che è utile per appunto gestire e far fruttare l'enorme quantità di dati che vengono raccolti e scambiati tra le due entità e mettere in piedi appunto dei processi analitici utili per ottimizzare la fase operativa, quindi ottimizzare le performance o del prodotto o dei processi, e anche strategica, quindi in ottica previsionale su sviluppi futuri dello stesso prodotto. Qui vediamo che le tecnologie chiave non hanno subito sostanziali variazioni nel corso degli anni per quanto riguarda la rilevanza scientifica. Le tecnologie con maggiore importanza restano Internet of Things e Big Data Analytics. C'è stato un graduale passaggio da Simulation Modeling a Data Driven Modeling. Il Data Driven Modeling è una metodologia di modellazione, di simulazione, in cui non è più necessario conoscere a fondo l'entità fisica, ma si possono creare dei modelli utilizzando e adottando logiche matematiche e statistiche per studiare appunto i dati e trovare delle correlazioni e interrelazioni tra i dati d'ingresso e i dati di uscita, che sono poi le azioni da implementare. È interessante vedere come nel corso degli anni, quindi passando dal 2017 al 2019, l'intelligenza artificiale e il machine learning, sebbene rivestano ancora un'importanza, una rilevanza inferiore rispetto alle altre tecnologie, stanno guadagnando quote in maniera netta da un anno all'altro. Infine, per quanto riguarda gli stakeholder presi in esame sono grandi imprese, PMI, ricercatori e in maniera marginale fornitori clienti. Dal grafico si può vedere che l'interesse da parte sia delle grandi imprese sia delle PMI è andato crescendo nel corso degli anni.
con una quota prevalente da parte delle, delle grandi imprese che hanno più possibilità di investimento rispetto a una PMI. E c'è stato un graduale passaggio dalla, dalla fase puramente teorica. Vediamo che il, le percentuali relative a università, ricercatori e centri di ricerca sono andate via via diminuendo a fronte di un passaggio sempre più, di un aumento dell'interesse da parte di grandi imprese e piccole e medie imprese. Quindi la fase applicativa sta guadagnando terreno rispetto alla fase puramente teorica. E vedremo che questo è un aspetto molto importante, perché è un aspetto valutato molto positivamente da parte delle PMI, delle PMI intervistate. Ora andiamo a vedere questa fotografia che abbiamo fatto sulle PMI italiane. Innanzitutto la presentazione del campione. Il questionario è stato rivolto a piccole e medie imprese nazionali selezionate dal database AIDA, senza fare filtri sui codici Ateco, per rimanere il più aperti possibile a tutti i diversi settori industriali. Sono state ottenute, come dicevamo prima, 183 risposte. Gli aspetti valutati all'interno di questa survey sono il livello di readiness rispetto agli strumenti e alle possibilità offerte dal paradigma di Industria 4.0, la conoscenza delle tecnologie afferenti alla, a Industria 4.0, l'effettiva implementazione delle tecnologie all'interno delle aziende e l'individuazione di quali sono le attività di maggiore importanza per ogni azienda e infine i benefici attesi dal processo di digitalizzazione, che sia esso già in atto, che sia nei piani o che sia anche solo un'ipotesi futura, come vedremo più, più avanti. Il settore di appartenenza delle aziende intervistate è prevalentemente metalmeccanico, abbiamo una percentuale superiore al più di un quarto sono nel, agiscono nel settore metalmeccanico, se poi andiamo a metterci anche la quota di automotive arriviamo a superare il 30%, ma come vediamo ci sono delle quote non nulle anche di altre aziende, sia per quanto riguarda l'ambito manifatturiero, sia per quanto riguarda l'ambito servizi. Infatti vediamo che l'ambito fatturiero pesa più o meno per il 50% sul campione complessivo, il 40,5% in ambito servizi, poi c'è una quota residuale di altro che non è stato caratterizzato, classificato. Per dare un'idea del grado di robustezza, del grado di affidabilità delle risposte che abbiamo ottenuto, possiamo dire che il questionario è stato compilato per il 42%, nel 42% dei casi da ruoli apicali dell'azienda, quindi parliamo di presidente, vicepresidenza, titolare, direttore generale, amministratore delegato e così via, e un ulteriore 44% da responsabili di funzioni aziendali, mentre il 7,2% da direttori di funzioni aziendali, che possono essere la funzione commerciale, operativa, ricerca e sviluppo. Infine, per fare una foto del database di aziende che abbiamo ottenuto, vediamo che più o meno il 40% ha un fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro. Il quasi 40% delle aziende opera su mercati sia nazionali sia internazionali.
e il 54% a canali di vendita diretti, mentre la parte residuale, il 45,6%, lavora su commessa, ed è anche un risultato atteso, visto che parliamo di una prevalenza di aziende metalmeccaniche o di ambito manifatturiero. Analizzando la conoscenza delle tecnologie afferenti a Industria 4.0, innanzitutto abbiamo voluto fare una fotografia di come la comunicazione del paradigma di Industria 4.0 è arrivata e se è arrivata efficacemente alle aziende. Molte aziende, il 64,6% delle aziende, ha già partecipato ad iniziative divulgative sui vantaggi dell'Industria 4.0. Questo dato è in netto contrasto con il livello di conoscenza di bandi e finanziamenti relativi a questo programma di Industria 4.0, perché emerge che il 70% non è a conoscenza di questi bandi e finanziamenti. C'è una maggiore conoscenza per le aziende più grandi e con prospettive di mercato più vaste, quindi per le aziende che operano sui mercati internazionali, e mentre il livello è decisamente inferiore per le aziende che operano in ambito servizi. Quali sono le tecnologie abilitanti maggiormente conosciute? Le tecnologie maggiormente conosciute, come emerge da questo grafico, sono Big Data Analytics, Internet of Things e cloud, infrastrutture cloud, come avevamo visto già alcune slide prima. Mentre tra le tecnologie meno conosciute spicca la percentuale molto bassa di conoscenza dei sistemi cyber fisici, che diciamo quasi l'80% delle aziende dichiara di non conoscere. È stato chiesto anche alle aziende se sono disponibili a fare degli investimenti nell'ambito del digital twin. Ed emerge un dato molto interessante in cui più del 60% farebbe un investimento in digital twin solo dopo aver esaminato i risultati di use case applicativi. Questo rimanda a quanto abbiamo visto nella fase di analisi della letteratura, l'importanza del passaggio dalla fase puramente teorica, quindi da progetti teorici sviluppati in università e centri di ricerca, verso progetti sviluppati in maniera coordinata tra università e aziende private, volti alla creazione di use case applicativi che hanno l'obiettivo di far conoscere maggiormente quali sono gli impatti del digital twin sui processi aziendali e quindi fornire dei dati, dei precedenti, un qualcosa di pragmatico da far vedere alle aziende per convincerle a fare questo passo, perché comunque da quello che si vede da questo grafico solo il 20% di queste aziende, delle aziende che abbiamo intervistato, non reputa il digital twin una tecnologia utile. Il 60% delle aziende avrebbe bisogno di una spinta verso l'investimento in digital twin. Quali sono gli impatti e benefici attesi da questa tecnologia? Intanto, quali sono gli aspetti che le aziende ritengono maggiormente importanti nell'ambito dei loro processi e della loro vita aziendale? I quattro aspetti maggiormente importanti sono la formazione,
formazione interna su strumenti digitali, la sostenibilità, l'automatizzazione dei processi produttivi e la flessibilità organizzativa. Flessibilità organizzativa che a mio avviso queste interviste sono state fatte in epoca pre-Covid, ma secondo me adesso questa flessibilità organizzativa e questa flessibilità generalmente all'interno dell'azienda, anche operativa, penso che abbia guadagnato posizioni. Se facessimo lo stesso assessment a partire da oggi, secondo me questa classifica sarebbe diversa. Tra gli aspetti giudicati di importanza marginale o comunque inferiore, ci sono l'integrazione verticale, quindi lungo la filiera, e la progettazione e simulazione. Questo significa sostanzialmente che, andando a confrontare con la volontà di investire in digital twin, al momento il digital twin potrebbe essere visto come uno strumento per tenere sotto controllo la linea di produzione e al limite intervenire in anticipo con interventi di manutenzione preventiva e predittiva. Viene ancora vista come marginale la potenzialità di simulare sviluppi futuri per la linea di produzione o per il prodotto o servizio di cui si sta parlando. Per quanto riguarda gli investimenti nelle tecnologie, più della metà delle aziende dichiara di aver fatto investimenti negli ultimi 3 anni in attività legate a Industria 4.0. Si tratta in particolare, come abbiamo visto prima, di aziende manifatturiere con sbocco su mercati internazionali. Quindi diciamo le aziende che hanno una maggiore possibilità di vedere questi use case applicativi. In più, più del 70% delle aziende che hanno risposto ammette che gli investimenti effettuati hanno portato dei miglioramenti. Le tecnologie principalmente implementate, come abbiamo visto anche alcune slide precedenti, sono le infrastrutture cloud per la gestione e l'immagazzinamento di dati o di software, quindi il concetto di software as a service che sta prendendo piede all'interno delle aziende. E parallelamente alla gestione dei dati in cloud, le aziende hanno dovuto mettere in atto degli investimenti su sistemi di cyber security, perché comunque il dato spedito in cloud o condiviso su piattaforme in cloud, soprattutto quando si parla di dati relativi alla produzione, dati relativi magari a dei prototipi o dei progetti, o anche dati relativi a clienti e fornitori, ha bisogno di un livello di sicurezza molto alto per evitare appunto manomissioni, violazioni dei diritti di proprietà e violazioni di dati sensibili da parte di fornitori e clienti. Al momento il cloud è utilizzato principalmente come immagazzinamento, come diciamo storage di dati, mentre le funzionalità dei big data analytics, quindi lo sfruttamento di questi dati per ottenere dei risultati utili per migliorare la produzione, quindi la funzionalità data da Big Data Analytics, non è ancora diffusamente implementato, però vedremo dal grafico successivo che è di grande interesse e viene indicato da diverse aziende come una delle prossime implementazioni. Chiudono la classifica la realtà virtuale, mentre i sensori smart non sono ancora stati implementati, ma sono di grande interesse. Il grafico
scusatemi, ecco, questo grafico riassume quello che era contenuto nello, nella slide precedente. In particolare vediamo che sistemi di sicurezza, di cyber security e la possibilità di immagazzinare dati o software in cloud sono le tecnologie maggiormente implementate e vanno a braccetto, come abbiamo visto prima. I sistemi di realtà virtuale chiudono la classifica, non sono ancora giudicati di interesse, mentre c'è questa zona grigia in cui ci sono robotica, intelligenza artificiale, big data analytics e sensori smart, che sono appunto in questa terra di mezzo in cui non sono ancora stati implementati, però sono giudicati di interesse e in alcuni casi sono già stati messi nei, nei piani di investimento dell'azienda. La slide precedente parla appunto dei piani di investimento delle aziende. Il 45% sostanzialmente ha già un piano di investimento in fase di sviluppo, il 36% ce l'ha già in atto. Anche in questo caso i precursori di questo sono aziende metalmeccaniche di grandi dimensioni, tra le PMI sono quelle di maggiori dimensioni, che operano su mercati internazionali. Il 63% delle aziende intervistate ha un ritorno economico atteso nel medio periodo, mentre il 15% effettua investimenti con un ritorno economico atteso di lungo periodo. Andando ad analizzare gli impatti attesi dall'implementazione, dall'investimento nelle nuove tecnologie, vediamo che le aziende danno un'alta importanza alla possibilità di avere informazioni in real time sia sui processi produttivi sia sulle risorse umane. Oltre alla possibilità di fare analisi predittive sui processi di lavorazione e quindi effettuare degli scenari di evoluzione e di efficienza delle macchine, quindi manutenzione preventiva e predittiva. Tra gli aspetti di minore importanza troviamo la condivisione delle informazioni con clienti fornitori. Quindi come abbiamo visto prima nel grafico relativo all'importanza delle attività, anche in quel caso l'integrazione e lo scambio di informazioni con clienti fornitori era uno degli aspetti che venivano giudicati di importanza marginale. Questo grafico riassume quanto detto prima, possiamo vedere che le analisi predittive sulle macchine, quindi tempi di lavorazioni, sia per quanto riguarda appunto la manutenzione predittiva, hanno un'elevata importanza, così come la possibilità di avere informazioni in real time sui processi produttivi e sulle attività delle risorse umane, mentre la condivisione con clienti fornitori è il fanalino di coda al momento per quanto riguarda gli impatti attesi dell'implementazione e dell'investimento in queste nuove tecnologie. I benefici attesi sono aumento dell'efficienza, della produttività e della qualità dei prodotti e processi. Sono tre aspetti che vanno a braccetto, perché comunque l'efficienza della linea produttiva si ripercuote sulla produttività e sulla qualità del prodotto stesso. Mentre tra i benefici meno attesi da questa implementazione di Industria 4.0, vediamo che ci sono di nuovo l'aumento della trasparenza lungo la filiera, è un aspetto che non viene assolutamente considerato come importante, quindi non viene atteso come beneficio da parte delle aziende intervistate. E
lo scambio di informazione tra i vari attori, quindi non solo lungo la catena logistica, ma anche all'interno dello stesso comparto produttivo. Per chiudere, una volta fatta questa fotografia dello stato attuale di come si approcciano le aziende, le PMI italiane al paradigma di Industry 4.0 e Digital Twin, abbiamo fatto una sorta di lista della spesa di quali sono le competenze maggiormente richieste per facilitare il passaggio a un ambiente produttivo Industry 4.0 friendly o digitalizzato. Come abbiamo visto in una delle slide precedenti, il 12,5% delle aziende assegna un'alta importanza alla formazione sui nuovi strumenti digitali. Ed era l'aspetto maggiormente importante indicato dalle aziende che abbiamo intervistato. Per fare questo è necessaria l'introduzione di nuove competenze a fianco di nuove tecnologie all'interno dell'azienda. Queste nuove competenze si dividono in soft skill e hard skill. Le soft skill sono le competenze di tipo decisionale e relazionale, fatemi dire anche di tipo manageriale, quindi valutazione di scenari, collaborazione tra diverse unità, esplorazione di nuove opportunità di business. Quindi sono le competenze meno legate al settore specifico dell'azienda, più legate a un aspetto manageriale dell'azienda stessa. Parallelamente sono necessarie delle competenze hard ICT skill, quindi le hard skill sono strettamente tecniche, sono specifiche per ogni ruolo aziendale e per ogni settore in cui l'azienda lavora. E si dividono a loro volta ancora in due sottocategorie, che sono quelle le competenze hard di alto livello, quindi conoscenze di base sulle nuove tecnologie, e le competenze hard skill di basso livello, che sono di dettaglio, quindi sono quelle necessarie per l'effettiva implementazione delle nuove tecnologie all'interno della realtà aziendale, in modo che queste tecnologie diano il massimo impatto sui processi e sull'organizzazione aziendale nel suo intero. La presentazione è finita qua. Se ci sono delle domande. Buongiorno, ok, riprendo. Ok. Potere. Perfetto, grazie mille Stefano. E adesso aprirei, ecco, alle domande. Dunque, vedo che già c'è una domanda dal signor Pietro Pontillo. Ecco, se potete scrivere le vostre domande sulla chat, oppure comunque almeno avvertirci, così possiamo passare la parola. Dunque, Pietro Pontillo chiede: quali sono gli step che una PMI deve intraprendere per avere un sistema di digital twin che funzioni e porti benefici all'impresa? Stefano, vuoi rispondere tu? Sì, ok. Gli step... Allora, non esiste la ricetta per implementare il sistema di digital twin, o meglio, non esiste la ricetta unica, dipende dalle realtà aziendali, dipende dal settore in cui opera, dipende anche dal contesto dal contesto aziendale e anche da quelli che sono i clienti, i fornitori. Diciamo che un'azione per implementare il digital twin all'interno dell'azienda deve partire
sembra ovvio quello che dico, ma deve partire dall'azienda stessa, quindi bisogna fare un'analisi di quelli che sono i processi, il cosiddetto stato as is dei processi, e andare a vedere quelle che sono le priorità all'interno dell'azienda, priorità che possono essere anche dovute non solo a fattori interni all'azienda, ma anche a fattori di mercato. Come dico spesso quando vado a fare seminari così, digitalizzare un'azienda non significa aprire il coperchio dell'azienda, buttarci dentro della tecnologia e richiuderlo, perché se l'azienda non ha dei processi ottimizzati, l'azienda si ritroverà con dei processi non ottimizzati ma digitalizzati, che comunque non è un beneficio. Questo deve, diciamo, il processo deve partire da un'analisi dell'azienda, andare a vedere quali sono i processi e le attività maggiormente importanti e dove la tecnologia del digital twin può portare effettivamente dei benefici, perché possono esserci anche dei processi aziendali in cui funziona tutto perfettamente e implementando un digital twin il beneficio atteso, il beneficio aggiunto sarebbe marginale. Okay, grazie. Scusate, ne approfitto anche per dire, Stefano, oltre a essere membro del Politecnico di Torino, professore al Politecnico di Torino, è anche un Digital Transformation Manager, uno di questi famosi DTM, no? Lo dico perché, allora, è capitato in un altro evento dove alla fine non sono riuscito ad andare perché per problemi personali, no? Mi parlano, ma allora i DTM esistono? Sì, i DTM esistono, tanto che me ne ho appena mandato uno. Cioè, sono delle figure mitologiche. Non sono ancora tantissimi, effettivamente, anche perché per formarli ci abbiamo messo un po', però esistono, e Stefano è un esempio. Allora, arrivano, ecco, da Bartolomeo, a Vataneo. Le high level hard ICT skill sono relative a figure ICT? Ok, questa magari, se permetti Stefano, rispondo. Vai tu. Allora, dipende, mi spiego meglio. Allora, le hard skill di tipo ICT prevedono ovviamente una conoscenza del funzionamento dell'ICT. Ora, pensando alla rivoluzione digitale e alla trasformazione digitale, devo dire che uno degli errori che spesso ho visto fare qual è? Mettere come responsabile della transizione digitale un membro dell'ICT. Ma perché può essere un errore? Perché non è detto che una persona con elevati skill ICT abbia però la sensibilità su quello che è il processo, su quello che fa l'azienda. Quindi, attenzione, gli skill vanno acquisiti, ma non è detto che la persona migliore sia una figura proveniente dall'ICT. Proprio perché a volte c'è la difficoltà, ma quella ce l'abbiamo tutti, eh? Cioè, ve lo dice uno, adesso scusate, che viene dall'ICT. Cioè, io sono un ingegnere informatico, ho fatto un dottorato in matematica e poi sono sempre stato in una business school, da quando non ero al Politecnico. Quindi praticamente ho visto un po' tutto l'arco, no? E una delle difficoltà principali, effettivamente, per chi come me veniva dall'ICT, era poi interfacciarsi con qualcuno che non fosse ICT. Perché capire i processi non è facile, deve entrare nel processo. Quindi questo tipo di skill è bene che le acquisiscano anche quelli che non fanno parte dell'ICT. Anzi, a capo del processo ci deve essere qualcuno che conosca bene il processo, conosca bene l'azienda, però si deve formare. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Prossima domanda. Allora, Silvia Brate ci chiede, avete avuto modo di capire quale è la conoscenza dell'azienda riguardo una roadmap di adozione della tecnologia? Mi spiego, mi è ad esempio capitato di interagire con aziende che volevano adottare dei sistemi di AI per Warehouse Forecasting, ma non avevano intenzione di mettere in piedi un sistema di raccolta dati. Ok, perfetto, anche questa direi che cade a fagiolo. Allora,
questo si ricollega anche un po' al, al discorso fatto prima sul, diciamo, sul, sulla roadmap per intraprendere una, un processo di investimento in digital twin. Quindi non esiste la, la ricetta, il processo e la roadmap va calata sulle esigenze dell'azienda. Certo che partire da questo presupposto, quindi voglio, voglio un sistema di intelligenza artificiale ma non voglio raccogliere i dati, non è il miglior punto di partenza per implementarlo, diciamo. Se posso dirla come la diceva Marchionne, non era solo lui, lui l'aveva ripresa, controllare bisogna misurare. Ora, che il controllo sia fatto attraverso, e poi per fare la previsione bisogna controllare. Quindi per avere un qualsiasi sistema che sia in grado di guardare il sistema e poi fare una previsione, il, la prima cosa è che devi conoscere te stesso. L'unica maniera per conoscere te stesso è acquisire il dato. L'acquisizione dei dati è essenziale e non deve essere ovviamente fine a se stessa. Cioè, mi spiego meglio, acquisire dati per acquisire dati di per sé sì, poi io tra virgolette rischio di sedermi su una sorta di tesoretto ma non so valutarlo. Quindi effettivamente, come diceva già prima Stefano prima, il primo step è guardare dove si è, ma dove si è vuol dire anche capire, ad esempio, quali dati per esempio vengono già monitorati e in quale forma, e quindi quanti di questi dati siano digitali, oppure quanti di questi dati vengono poi migrati digitalmente, magari vengono presi in una maniera più tradizionale, poi vengono, beh, sono comunque migrabili. Quindi partire da quello che sia, devo dire, sconsiglio di, alcune volte ho visto fare da, da, anche da alcuni consulenti, prendiamo e cambiamo tutto. Di solito le cose non funzionano, cioè io parto da quello che ho, monitoro quello che ho, vedo i dati che ho e magari, magari mi posso accorgere che, adesso prendendo l'esempio, sulla parte warehouse non ho sufficientemente dati per effettuare un vero forecasting, ma ad esempio tramite IA, ma magari posso utilizzare altri sistemi, esistono altri sistemi di forecasting che non siano l'IA. Ma perché? Perché l'IA, per esempio, richiede un flusso dati consistente, consolidato, ripulito. Cioè c'è un processo in mezzo che devo portare a termine. Ma magari posso cominciare con un primo step che mi fa vedere un po', come dire, se posso, fammi dire, se c'è il piatto, no? Se c'è abbastanza valore per poi andare avanti. Ci sono altri metodi statistici, penso per esempio tutti i metodi basati sulla, sugli eventi estremi, la teoria degli eventi estremi possono ben applicarsi per esempio all'ambito della logistica. Come gruppo io me ne occupo da una dozzina d'anni, sono metodi che richiedono molti meno dati, un po' di dati però ce li devo avere. Quindi ecco, consiglio sempre prima cosa farsi fare un stato as-is e, come dire, andare per step successivi in maniera lean, no? Un passetto alla volta, in un processo di miglioramento continuo, nell'ottica ovviamente di arrivare ad un progetto molto più vasto, però con questa logica del migliorarsi a livello, no? Step by step. Okay. Altre domande? Posso fare una domanda? Faccio a voce così. Vai, mi sentite? Sì. Appare che si conoscono poco i bandi sulle nuove tecnologie digitali e tutto quanto, soprattutto poi nelle PMI. Ma non è che non si conoscono poco i bandi perché non ci sono conoscenze di base sulle potenzialità delle nuove tecnologie, che sia un po' un circolo vizioso? È possibile che, cioè, anche questa è un'ipotesi, però allora, le conoscenze del fatto che esiste Industry 4.0 ci sono, come abbiamo visto da questo campione di aziende intervistate.
La conoscenza dei bandi è nettamente inferiore, bisogna vedere cosa è nato prima, cioè se è nato prima la minore conoscenza dei bandi perché non c'è una conoscenza, non c'è una diffusione efficace di use case e pratiche di implementazione delle tecnologie, quindi diciamo che le aziende non hanno ancora l'acquolina in bocca o viceversa. Perché se posso dire un'osservazione dal mio punto di vista, poi io per carità sono in una società di consulenza e formazione e quindi magari si è più attenti a questo, però trovo che c'è molta promozione su bandi, strumenti e queste cose qui. Quindi non so se passano maggiormente da noi, perché appunto data la caratteristica della nostra azienda, però osservando dall'esterno sembra che ci sia molta pubblicità e promozione, quindi per questo che faccio la domanda, perché la sensazione è sì, passa il bando, ho difficoltà a capire il bando, ma anche non ho le conoscenze di base, per cui posso provare ad appoggiarmi a questo strumento, ecco. Bartolomeo, posso dirti, allora, da un certo lato ogni tanto sembra piovere sul bagnato, cioè le aziende che sono state già coinvolte rimangono in loop e riavranno l'informazione, no? E poi c'è un po' il problema di rompere il ghiaccio la prima volta, cioè il farlo il primo bando, perché per la prima volta poi lo sanno. Vabbè, noi che in un certo senso viviamo di bandi anche nell'università, no? La prima volta che approcci un progetto, per dire anche un progetto europeo, impazzisci, la seconda meno, dalla terza in poi diventa lavoro, non dico quotidiano, o di lì. Diciamo che probabilmente quello che bisogna anche far superare l'azienda è lo scoglio della paura di perdere tempo. Cioè io perdo tempo nel partecipare al bando, poi tanto magari non mi arriva nulla o mi arriva poco, no? Oppure la burocrazia è troppa, perché questa è l'altra classica cosa. Giusto ieri ho visto un'azienda che diceva no, noi siamo bravi, abbiamo fatto tot mila euro di aumento di capitale, e gli ho detto scusate, e non avete fatto il bando di aumento di capitale della regione Piemonte? Ah no, perché c'era un bando di aumento di capitale? Dico sì, per ogni euro te ne davo un altro, ovviamente in R&D, visto che qui parliamo di un'azienda comunque innovativa, bisogna di R&D. Non ne sapevano, non si erano nemmeno informati, no? Vabbè, io lo so perché ho un'azienda e l'azienda ovviamente ne ha usufruito, però per assurdo non è arrivata da me, che stavo in università, l'informazione, per esempio. In questo sono fondamentali, vedevo prima Enrico Ghia che era collegato, sono fondamentali delle istituzioni, degli enti come l'incubatore delle imprese, l'I3P, ma anche come la Reels Foundation, sto pensando ovviamente per aziende che non siano delle start-up in questo caso, perché fanno un po' da raccordo, cioè fungono da raccordo tra l'impresa e diciamo la diffusione di questi bandi. In questo un gran lavoro viene fatto però effettivamente anche dall'associazione di categoria, no? Che poi devono spingere i propri associati a provarci. Provandoci ce la si può fare. Con Stefano conosciamo bene la situazione perché in Compagnia delle Opere diciamo abbiamo operato nel gioco di parole più di una volta, e le aziende poi capiscono che non è semplicemente a partecipare al bando, è comunque tu comunque ne hai un vantaggio, perché alla fine di quella partecipazione, anche se non vinci, hai capito dove è il problema, piuttosto poi trovi un'altra forma di finanziamento, no? Però ti aiuta a focalizzarti su quello che è necessario. Quindi attenzione che a volte tutte queste cose articolate dei bandi in realtà servono a loro, chi fa il bando, a conoscere meglio l'azienda, ma in realtà serve all'azienda per conoscersi meglio, cioè perché quella diventa l'opportunità per conoscersi meglio. Ok, altre domande? Se volete prendete anche direttamente la parola attivando l'audio, se vi è più semplice. No.
Ecco, scusate una cosa, però. Ah, ok, ci sono articoli. Moreno Borsarino, ci sono articoli o altre fonti che descrivono dei casi reali di successo di aziende che hanno adottato tecnologie Industry 4.0? Dunque, sì, prettamente sono però aziende medio grosse, no? Stefano, confermami, perché adesso vado a memoria ovviamente sulla mia. Sì, diciamo che Se un'applicazione, un use case arriva alla rilevanza scientifica, l'azienda non è facilmente non è una PMI. Sì. Quello devo dire è un po' anche un po' un problema, perché poi vuol dire che le soluzioni che vengono presentate, le PMI le vedono ogni tanto, a me non si applicano. In realtà, Industry 4.0, adesso noi abbiamo tanto. Stiamo dando tanti nomi a tante cose, ma poi alla fine, sostanzialmente, fatemi dire, introdurre le tecnologie digitali, come diceva prima Stefano, non vanno introdotte come, ok, prendo, apro e butto dentro un po' di algoritmi, un po' di IA, un po' di computer e fatto. No. L'Industria 4.0 prevede un ripensamento dei processi, ma il ripensamento non vuol dire distruggerli, vuol dire solo capire, ad esempio, quali sono gli inghippi di quei processi, quali sono le azioni di recovery che vengono fatte quando qualcosa va storto. Ma perché? Perché quando automatizzo, fatemi dire, le macchine hanno un vantaggio, fanno velocemente quello che gli è detto di fare, peccato che se è sbagliato lo fanno solo più velocemente. Cioè avrai semplicemente la coda che ti si allunga, non avrai il vantaggio, no? Quindi devi riuscire sempre a capire in primis se il tuo processo o la tua, magari macchinario, quello che è, ha bisogno di un ripensamento, magari poi il ripensamento è minimo. E attenzione, una volta che l'hai ripensato, ancora prima di digitalizzarlo, ne hai un vantaggio immediato. Perché? Questo deriva, devo dire, dall'esperienza che ho avuto con FCA e il loro World Class Manufacturing. Ho lavorato con diverse aziende, diciamo, del mondo attorno ad FCA. Cosa succedeva tipicamente in queste aziende? Cominciavano a doversi accreditare per il World Class Manufacturing, che è una metodologia di Lean sostanzialmente. Loro si accreditavano all'inizio, sostanzialmente non, pensavano di non vederne nessun vantaggio. Il primo vantaggio in realtà che ne vedevano era che nello step zero analizzavano quello che succedeva in un processo, vedevano quali erano i problemi, e ancora prima di andare a fare chissà quale digitalizzazione o quale automazione, in realtà avevano identificato il problema, l'avevano misurato, avevano visto quanto costava e magari lì per lì non andavano subito con la versione automatica, ma semplicemente cambiando la regola interna. Ora, quello era un vantaggio immediato perché rendeva il processo ovviamente più stabile, e poi dopo lo step successivo solitamente, devo dire, era la formazione del processo, no? Ove possibile. Ma il primo step era quello di mettere in discussione a quel punto cosa sto facendo. Perché quando vedi che poi alla fine perdi sempre lì, dici ok, ma è possibile che devo sempre perdere lì, in quella parte del processo, devo perdere, che so, 25 ore uomo nel richiamare i fornitori, cioè non c'è una maniera più intelligente che non sia richiamare, mandare una mail, mandare un fax o quello che è. E questo, questi forse sono poi i casi più importanti. Devo dire che, attenzione, quelli che vengono pubblicati sono per casi grossi, però attenzione che le stesse logiche poi è possibile ribaltarle su aziende più piccole. Ovviamente non c'è tutto. Cioè, perché non ne hai bisogno, non perché non avresti, se hai quattro macchine, non ne hai 500 da dover monitorare, no? O stabilimenti pazzi per il mondo. Sì. Aggiungerei anche, facendo un collegamento tra questa domanda e quella di prima di Bartolomeo, è vero, la rilevanza scientifica viene data a casi di reali applicazioni da parte di grandi industrie. Le PMI possono sfruttare i bandi, possono sfruttare delle partnership con altre aziende o centri di ricerca e farselo in casa al caso reale, col vantaggio, è un investimento, e come tutti gli investimenti può andare bene, può andare male, quindi va valutato con attenzione. Il vantaggio in questo caso sarebbe che la PMI
diciamo, con un effort minimo, con un investimento, non dico nullo, ma comunque ridotto, può svilupparsi un caso reale all'interno, al suo interno, e in caso, nel caso di successo, sarebbe automaticamente un vantaggio competitivo all'interno del suo settore, se sviluppa qualcosa di innovativo, di effettivamente innovativo. Okay. Altre domande? No. Ok. Volevo soltanto dire un'ultima cosa che è un po' relativa a tutti i progetti di innovazione. Faccio un esempio, no? Si parla tanto di blockchain di qua, blockchain di là, IoT, blockchain con IoT e tutte le varie versioni. Ora, devo dire che uno degli approcci che ho visto funziona di più adesso, questo a proposito della roadmap, è proprio quello di dire, allora, primo, diciamo, analizzo il processo, i processi, e vedo esattamente quali sono, no, i punti chiave. Ok, cioè guardo me stesso. Step 2, vedo che dati ho, ma step 3, immagino dove voglio arrivare e faccio una prevalutazione d'impatto, cioè non vado a prendere ad implementare direttamente tutto, ma chiedo a qualcuno di aiutarmi a far che cosa? A valutare oggettivamente, spendendo ovviamente molto meno, se quella implementazione può, cioè quanto mi porterà in costi e in benefici, cioè quando è il mio ritorno. Perché altrimenti quello che spesso avviene, per esempio, molti progetti basati su blockchain sono falliti perché? Perché poi li implementavano, tanto carino, tanto bello, poi dice, ma quanto risparmio? Uno. Quanto mi costa? 10? Ok. Però farlo dopo, anche se l'hai fatto su un caso limitato, in certi casi può essere deleterio. Cioè, io dico sempre alle aziende, quando mi vengono a dire, sì, potremmo fare un test, e dico, sì, se vuoi fare un test serio, fa 350 e 300.000 euro. Cioè, parlo qualche anno fa, però quelli erano i costi, no? Cioè, ovviamente io non vado a mettere, scusatemi, io non lo farei mai se fossi un amministratore delegato. No, a meno che non abbia altri scopi, ad esempio acquisire know-how interno, perché so che quel know-how mi servirà. Ma faccio prima un assessment, step 2, facendomi aiutare a capire qual è la versione mia futura, e poi step 2, la valutazione economico-finanziaria, cioè e operativa, a livello di operations, a livello di costi, a livello di quello che ci guadagno, quando vado a avere punto di ritorno in base a quello che faccio. Che faccio prima? Faccio prima, prendo i dati normalmente e parto magari con un processo di digitalizzazione, oppure faccio dati, IoT e digitalizzazione dei processi? Cosa mi conviene di più? Dipende ovviamente quello che viene fuori dalla situazione, no, del processo che ho. Ecco, questo è un po', fatemi dire, no, la roadmap. E poi andare, io ripeto, mega progetti, ma per progetti piccoli. Cioè, passettino dopo passettino. Cercando ovviamente di valutare anche, per esempio, se ci sono dei passi falsi. Ci possono essere. Cioè, tu puoi aver valutato bene quanto vuoi, ma poi quando vai ad implementare le cose, magari, che so, la tecnologia non è così matura come avevi pensato, non in fondo quel dato non ti era così fondamentale. Già sapere, per esempio, che un dato non impatta su certi miei processi, anche se io pensavo che impattasse, quella è un'informazione. Vuol dire che A, o conosco male io il processo, oppure B, c'è qualcosa nel processo che va a compensare quel dato. Ma allora devo capire cos'è. E già quello mi permette ovviamente di governare meglio il sistema. E è un passettino verso il miglioramento che io porto avanti. Perfetto. Se non ci sono altre domande, allora... Sì? No, semplicemente se non ci sono altre domande, penso che abbiamo presentato e illustrato bene il percorso verso il digital thing, sia con le parti, diciamo così, di analisi della letteratura e poi con uno spaccato di quello che
succede all'interno di un certo nucleo di imprese. Ecco. Ecco, i giovani ricontatteremo per avere un feedback da vostra e poi per avere la discussione sulle slide. Ok? E anche il video. Abbiamo registrato, quindi adesso ci vorrà un po' per processare il video, però appena sarà processato lo renderemo disponibile. Ok? Grazie a tutti, grazie per il vostro tempo. Spero che sia stato interessante per voi, come è stato per noi interessante lavorare in collaborazione con gli amici di Project. Vi saluto e speriamo in presenza, magari per un altro evento. Grazie. Grazie a tutti. E buona giornata.